Sì, ha un po', diciamo, sforato in abbondanza. Adesso la parola alla senatrice Comaroli. Grazie Presidente. Noi tutti in quest'Aula sembrava mettono la questione di fiducia, alcuni stupiti, però già 2 mesi fa, Presidente, si sapeva che su questo provvedimento sarebbe stata messa la fiducia. E non è stata messa la questione di fiducia perché eravamo in ritardo, c'era l'urgenza di approvarlo perché scadevano i tempi. No, hanno messo la questione di fiducia per paura. Perché, tra l'altro, questo provvedimento, visto che non abbiamo fatto il decreto fiscale al Senato, l'abbiamo fatto in fretta. Visto che la legge di bilancio, anche questa fatta in fretta, e il Senato non ha potuto toccar nulla, si pensava correttamente, essendo una questione economica, almeno la manovrina toccherà al Senato. E invece no, il governo ha deciso di darla alla Camera. E perché? Perché aveva paura di alcuni numeri qua in Senato. E dispiace, Presidente, dispiace vedere che il Presidente del Senato, Grasso, che dovrebbe tutelare questo ramo del Parlamento, perché è uguale dignità Camera e Senato, doveva imporsi e dire no, la manovrina deve essere attribuita al Senato. In questo frangente devo ringraziare invece il presidente della mia commissione, della commissione bilancio, che almeno lui ha tentato, poi ovviamente nei limiti della sua funzione di appartenenza politica, però almeno lui ha cercato e l'ha detto. Invece il presidente del Senato, zero. Non pervenuto. La questione urgenza, questa manovra va fatta perché bisogna rispondere alle osservazioni fatte dall'Unione Europea, ma anche in questo caso urgenza. Io mi ricordo che a ottobre, in sede di audizione della legge di bilancio, al ministro Padoan avevo fatto la domanda, ma perché già ai tempi l'Unione Europea criticava che i numeri non tornavano tutti, e gli avevo chiesto al ministro Padoan, ma ministro, ha eventualmente un piano B perché i numeri non tornano? La sua risposta: no, io sono sicuro di quello che faccio, non servirà nessuna manovra correttiva. Guarda caso, oggi cosa stiamo facendo? Manovra correttiva. La questione che si sente spesso in televisione, e dispiace, il signor Renzi che va in televisione spesso a dire noi siamo l'unico governo che ha diminuito le tasse e continuiamo a diminuirle perché quella è la nostra azione. Sì, guarda caso, cosa vediamo in questo provvedimento? Aumento delle tasse. La rideterminazione della base ACE, che era l'aiuto alla crescita economica, che stava dando qualche piccolo risultato. No, Renzi ha deciso che non va bene e allora ci ha messo le tasse, perché il gettito recupererà 600 milioni all'anno da queste aziende, e questo provvedimento andrà a colpire un quarto delle nostre aziende. Stiamo parlando, Gentiloni, ho visto, euforico perché c'è questa ripresa, perché hanno innalzato il PIL, le stime del PIL. Sì, peccato che andiamo a vedere nella graduatoria, l'Italia è sempre in fondo alla classifica della ripresa. L'altra questione, anche qua, Renzi dice sempre no, noi non aumentiamo le tasse, anzi le abbassiamo, però adesso mi va a prendere anche la liquidità
alle piccole e medie imprese con lo split payment e fa cassa con queste aziende. Qua stiamo parlando di 1,4 miliardi all'anno, secondo Renzi. E perdonatemi anche se io continuo a dire Renzi, anche se il governo è Gentiloni, ma sappiamo bene chi c'è dietro questo governo. Quindi si farà cassa con lo split payment, quindi si toglierà liquidità alle aziende. E poi ci si dimentica che queste aziende devono prendere oltre 64 miliardi da debiti della pubblica amministrazione. Quindi, oltre a avere le pubbliche amministrazioni in ritardo a pagare queste aziende, in più gli si dice: no, guarda, di quello che ti devo ti tolgo anche l'IVA, non te la do più. La questione della tassa, che è sempre una tassa sulle sigarette, che io la capirei se fosse stata messa per una questione di salute. No, la tassa sulle sigarette è stata messa anche qua perché bisogna incassare dai cittadini. Poi l'altra tassa, che però Renzi dice no, io non metto le tasse, la tassa che i cittadini si troveranno sulla bolletta dell'energia elettrica. Anche qua è una tassa indiretta, però saranno i cittadini che la pagheranno tutti i mesi o ogni due mesi questa tassa. L'altra tassa messa anche qua sulle vacanze dei cittadini. Magari la gente ha lavorato tutto l'anno, va in vacanza, deve pagare la tassa del soggiorno, perché adesso aumenterà anche questa qua di tassa. Oppure l'altra tassa indiretta, che qua non sarà un esborso forse, ma è sicuramente, io la considero una tassa per i pendolari, perché è stato diminuito il fondo del trasporto locale. E secondo voi in che cosa si ripercuoterà? Disagio dei cittadini che si devono muovere, spostare per lavoro, e i cittadini che non avranno un servizio adeguato di trasporto e dovranno trovare alternative per spostarsi, e quindi esborso anche qua. Passiamo al tema enti locali. Altro tema importante: serviva un provvedimento sugli enti locali. Ma perché serviva? Perché anche qua Renzi aveva creato un casino con la questione delle province, che si è fregiato di dire: ah, avete visto io che cosa ho fatto? Ha lasciato però nei guai tante province, e ora è inutile continuare di anno in anno a dare il piccolo contentino alle province. No, guarda, quest'anno ti autorizzo in deroga ad approvare il bilancio di previsione, no, ti do 60 milioni di contributo per fare le funzioni fondamentali che devi fare. Il governo deve prendere coscienza di quello che vuol fare, non può lasciare la questione così indeterminata e lasciare che le province non possono fare un minimo di programmazione. Non può lasciare far sì che le province non riescono a svolgere il loro ruolo fondamentale che i cittadini hanno comunque deciso di lasciargli fare. Oppure un'altra cosa che sentiamo in questo provvedimento è la questione della semplificazione per gli enti locali. Sì, c'è qualcosa di semplificazione, forse un documento in meno che i comuni devono provvedere a fare. Però se poi andiamo a vedere a tutte le altre incombenze che hanno questi enti locali, e soprattutto alle incombenze che hanno i cittadini, ancora da fare, perché per esempio i cittadini, per poter aver diritto a fare la compensazione dell'IVA, adesso devono rivolgersi a un professionista per certificare, e quindi anche qua i cittadini che devono sborsare. Oppure il rinvio ulteriore dell'entrata in vigore dei costi standard e fabbisogni standard delle regioni.
che anche qua, se noi andiamo a vedere le statistiche, ci sarebbe un'entrata immane per lo Stato, e invece no, si continua a rinviare, a rinviare. Un'ultima questione, Presidente, sul terremoto. A parte il ritardo di queste norme, che per fortuna finalmente il governo ha deciso di inserirle, però ricordo che già negli scorsi decreti noi gli avevamo proposte queste norme. Perché non le avete approvate in quella sede e non così in ritardo? Perché vedete, quello che non va è la modalità di operare, perché queste continue proroghe, proroga, 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 si fa confusione nelle norme per i cittadini. E c'è uno stesso disorientamento di queste povere persone che già hanno subito il disagio del terremoto, hanno magari perso un caro, perso la casa, perso il lavoro, eppure lo Stato, che dovrebbe essere sostegno, no, lo stagno, ma sì, dai, adesso te la faccio la norma, aspetta, ti faccio la proroga. Però lo Stato si è ricordato di aumentare lo stipendio delle persone del terremoto dell'Aquila. Grazie, del 2009. Un'ultima cosa, Presidente, solo per dichiarare convintamente il nostro voto contrario sia al provvedimento, ma soprattutto contrario alla fiducia a questo governo, che assolutamente non se la merita.